Allora, oggi vi voglio parlare di un concetto molto importante. Allora, sono qui in una zona molto bella della pianura di Rieti e, come sempre, la ricerca su un concetto di natura condivisa insieme ad altre persone attraverso la forma dell'ecovillaggio o comunque della compartecipazione, ma soprattutto della cooperazione, è un concetto per me sempre molto vivo, molto importante, però voglio farvi solamente due piccole riflessioni. Una è che è molto difficile trovare persone che amino la cooperazione e la maggior parte delle persone vive invece in competizione. Cioè io sono più bravo di te, io ce l'ho più bello, io ce l'ho la macchina più bella, io ho la casa più ricca, io ho più soldi, io sono più forte, io sono più agile, io sono più veloce, eccetera, 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 eccetera. Il concetto fondamentale invece è cooperare, aiutare gli altri a essere migliori, quindi un concetto di compartecipazione, che è il concetto di Ubuntu. Per chi vuole, insomma, può vedere la filosofia di Ubuntu su Wikipedia, che posso postare poi qui sotto comunque il link nei commenti, nella descrizione del video. Quindi il concetto fondamentale è questa è la prima grande difficoltà. La seconda grande difficoltà invece è poi ci sono le persone che vogliono veramente cooperare, ma per un caso del destino non hanno i mezzi e mi ci metto anch'io che sono uno di quelli che ama cooperare e qui invece i mezzi e le risorse le hanno generalmente le persone competitive, quelle che hanno più soldi e ti devono dire io ho più soldi di te. E il concetto non voglio entrare nel merito, voglio solamente dare una piccola descrizione di questo concetto, ma uno sprono affinché in realtà col pensiero positivo anche le persone di buona volontà possono avere tutte le risorse e i mezzi di disposizione per creare un progetto, un ecovillaggio o un suo sogno. E fare in modo, ragazzi, abbandonate le persone che stanno in competizione, che cercano solo il guadagno a fine a se stesso. Il guadagno viene, ma è un guadagno, quando io parlo di guadagno intendo un guadagno a 360 gradi, un guadagno quindi economico, quindi fisico, materiale, ma anche mentale, spirituale, una crescita evolutiva. E quindi allontanatevi dalle persone che entrano in competizione e cercate invece le persone che amano cooperare, aiutarvi, ma anche aiutarle, cioè è un rapporto di aiuto reciproco. Quindi cercate queste persone qui e aiutatele. Io le chiamo persone di buona volontà, sono in tanti. E sono le persone a cui faccio l'invito per costruire questo gruppo. Il gruppo dell'Ecovilla del progetto Ubuntu è un progetto che abbiamo moltissime persone già iscritte che hanno dato la loro adesione per quanto riguarda l'impegno nel momento in cui avremo una terra. E le ricerche continuano, siamo positivi, propositivi. Questo era solamente un messaggio così semplice, ispirato alla natura. Grazie a tutti, al prossimo video.